Niente, sono pienamente d'accordo con quanto già espresso da voi e soprattutto sul fatto di aver evidenziato che la politica locale veramente può incidere poco in quelle che sono queste scelte che vengono al progetto e non accettano compromessi. E il fatto mi preoccupa molto, non tanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista personale, perché anche io sono un cittadino qualunque come voi. E cosa può fare la politica in questo momento? Politica che tuttora non ha dati certi e vive di notizie, come state facendo voi. E quello che si può fare è rimanere vigili e tentare di capire il prima possibile quali saranno le cooperative affidatarie di questa gestione. Cambierà qualcosa? Certo che cambierà qualcosa, perché in Italia abbiamo già constatato. Ma perché si è venuto lì? Molte cooperative cadono nell'intento di farci guadagni invece di creare servizi che erano di servizi che si ripercuotono. Scusa, ci ha ascoltato? Puoi ascoltare me? Capire chi saranno queste cooperative, perché dipenderà dal modo in cui opereranno e il ripercuotersi di tutto anche nella cittadinanza. Abbiamo visto che in varie località italiane, invece che essere d'aiuto, queste cooperative hanno tentato in tutti i modi di lucrare sulla cosa e giustamente, le persone ospitate hanno manifestato e hanno chiesto dei servizi. Sappiamo che questa frazione, questa località ha già molte criticità, tra cui anche i trasporti pubblici, molte volte è stata evidenziata la carenza. Creare delle tensioni, dei disservizi ulteriori potrebbe portare anche al collasso di tutto il sistema che può essere trasporti. Scusa, ti posso fare una domanda? Perché forse l'Italia non appoggia questo governo? Perché forse l'Italia appoggia questo governo? Purtroppo io non sono a Roma, mi piacerebbe perché il tuo partito politico guadagna anche a loro l'Italia. Perché questo governo è un governo di traditori e vigliacchi, assassini. Perché l'appoggiare? Perché l'Italia è un governo.